Ok, scimmie, riprendiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo a lavorare. Che diavolo siamo in soffitta? Sento gente che sta soffrendo sotto, aspetta. Io non posso passare, peccate. Lingotti, sì, cazzo. Ma che è uno zombie diventato? Senti i rumori che fa. Puttana di una troia. Ma che cazzo? Era uno zombie davvero. Ma che? Spero che fosse solo un caso. No, sento già. Che diavolo sta succedendo? Oh, le cose iniziano a diventare movimentate. Che figo però. Dammi il coltello che più. No, no, il tubo mi sa che fa più danni. Un colpo di tubo gli sfondo la testa. Poi con la forza di Blaskovic. Cioè, oh, ma che. Fondagli la testa. Cosa diavolo è successo? Altro che terremoto. Qui c'è qualcosa che non torna. Altri lingotti. È il giorno più bello della mia vita. Ok, bene, io da. Da dove cazzo dovrei. Cioè, da dove dovrei passare io? Perché lì non posso. Da qui ovviamente. Quanti scommettete? Questo è in realtà un incubo. E lui non è sveglio. Sta dormendo. Oh, perlomeno un colpo in testa e muore. Com'è un incubo questo? Mi puzza troppo. Non lo so. Rispondi, Kessler, mi ricevi? Fottuti giocattoli. Forse siamo morti, siamo finiti all'inferno. Che figata però questo. Oh no! No, Pippa! Porco mondo! Ma che cazzo! No! Pippa! Vado a fanculo, due colpi vanno giù. Una sorte migliore, Pippa. Mi devi una sorta migliore? Sì, e come? Farmi le pippe. Oh, oh, che battutona. Cioè, hanno anche il mitra? Scusate, ma qui siamo. Qui c'ho un problema. A parte che i loro colpi fanno parecchi danni, però. Vediamo se c'è vita, un po' di life. Sembra di no. Ah sì? Va bene così, me la cavo. Basta che tengo le distanze. Cioè, quindi si è trasformato in un gioco horror. Ma che diavolo. Qualcuno mi dia una spiegazione.
Oh Cristo! Ah! Cani dall'inferno! Oh, è resistente, eh? Devo solo... devo beccarlo alla testa. Giustamente. Fermo. Oh! Minchia, che cazzo di cani. Minchia, sto finendo già i colpi. Dammi il mitra. Porca tra, ho sentito il rumore. Vabbè, è divertente. Divertiamoci. Ah, cacche musulmane. Una malata di sangue. C'era un altro. Granatine. Aspetta un secondo, forse con questo del meglio. No, 5 colpi sono pochi. No, no, no. Io mi tengo il tubo, mi sa. Figlia di trota. È cattivo. Pezzo di merda, non sparare. Mica. Una cosa che odio di più sono gli zombie con i fottuti mitra. Cosa che ho visto in Resident Evil 6 è... sono andato da uno psichiatra per farmi controllare, perché io non credevo a ciò che avevo visto. C'è gli zombie che sparano, vi rendete conto? Blazkowicz, mi senti? Kessler, ascolta. Helga è sparita. Ha portato il dossier con sé. Sta cercando qualcosa sotto le rovine della chiesa. Deve essere la causa di questo disastro. Dove ti trovi? Non lo so. In una specie di bottega. Vicino alla città vecchia. Puttana. Fuci la pompa dal meglio. Quindi non è un sogno, è tutto vero. Comunque secondo me... quando arrivi a mettere gli zombie... con i mitra che sparano al giocatore, significa che proprio non hai più idee. Non hai più idee per stupirlo, quindi arrivi a toccare i livelli banali. Perché Cristo, io capisco. Capisco che magari può essere una versione del virus modificata, quindi cioè tutto quello che vuoi capisco, però porca troia. È una cosa che non si può vedere. Madonna. Cioè vabbè, qui ci sta ovviamente, gli zombie che sparano, se ne foto, voglio dire. Non devi prenderlo seriamente, però Resident Evil 6. Resident Evil 6 con una trama abbastanza seria. Cioè, ma cazzo fai a rimanere seria? Vedendo gli zombie che ti sparano. Era nella campagna di Leon, se siete interessati, guardatevela, nella prima parte. Più o meno, no, non nella prima parte, però. Dopo... non mi ricordo se era... dopo essere arrivati al campus... no, mi sembra che dopo essere andati via dal campus. Questi secondo me sono morti. Allora, innanzitutto facciamo il piano di vita. Piano di tutto facciamo. Io posso andare? Ok, dai, vediamo. Come? Leila. Ma che?
Bello! Infatti quando gliel'ho visto al tizio, ho detto no, lui glielo voglio prendere. Qui sono spariti. Chissà dove sono andati. Siete andate a mignotte senza di me. Porca di una troia. Piovono nazisti. Sei contento, Blaskovic? Piovono nazisti. Basta un colpo alla testa. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi? Stiamo uccidendo dei cazzo di nazisti. Beh, a quanto pare abbiamo vinto la guerra, no? Anche se sono non morti, sparano lo stesso. Minchia. Cadono dal cielo. Secondo me è Dio che si è rotto i coglioni. Si spara una vicenda. Oh. Datemi una regolata. Io questa cosa seriamente non me la sarei mai aspettata. Mai, eh. Cioè, continuano a cadere, ma che cazzo? Sentito rumore? No, solo un rumore di un cane. Cazzo delle munizioni. Mica, guardateli, guardateli. Oh madonna, vabbè, divertiamoci, no? No, niente, non divertiamoci perché non c'è neanche la mitragliatrice. Ma che diavolo, andiamo a nuoto. Non posso immergermi. Comunque la strada giusta è di qui. Devo trovare una scala per salire. Eccolo. Ave. Ok, prima di salire lì, vediamo se c'è qualcosa qui in giro. Intanto troviamo un lingotto, me lo sento. Ah! Cos'è il primo Wolfenstein su floppy disk? Fatemi provare sta roba. Ma non ce la faccio. Porca troia. Porca troia. Non ce la faccio. Madò, che ricordi però, Porca troia. Dammi le tue munizioni. Vabbè, raga. Allora, i più giovani ovviamente farà schifo. Neanche lo conosceranno, cioè. Però era veramente una perla quei tempi. E non era così, ovviamente. Nel senso, come si vede l'arma destra, totalmente diverso. Hanno fatto un misto. Però dietro i quadri mi ricordo che c'erano una volta delle cose, passaggi segreti. Madonna. Sì, ma io non volevo fare sta roba. E adesso? Come me ne vado di qui? Cos'è?
Vado. Bistecca e salsicce. Guarda. Cavacca. Ho il massimo. Come cazzo ne esco di qui? Io voglio tornare alla... al gioco normale. Devo trovare la chiave. Creavo anche un mezzo labirinto, tra l'altro. Che ricordi. Poi devo trovare davvero la chiave. Cioè, ridendo e scherzando, mi tocca... mi tocca farlo davvero. Aha, ecco quello, ciò che vi dicevo. Vabbè, c'è vita qui in giro, ma non ne faccio nulla. A me serve la chiave, quella crescita di chiave. Dovrebbe essere blu o rosso, non lo so. No, è un fottuto labirinto, io non lo finisco più. Perché cazzo sono entrato qua dentro? Cioè, guardate quante porte sto aprendo. Cioè, dietro una porta ci sono altre 20 porte da guardare, ma che è? Oh, Cristo, la chiave, sì! Santo il cielo, ho la chiave, si torna indietro. E adesso il bello, sapete qual è? Che io non so come cazzo fare a tornare indietro. Non so come sono arrivato fin qui. Madonna. Madonna, guidami verso la libertà, verso l'uscita. Mica, spero che sia solo un livello. Altrimenti mi faccio ammazzare da qualche guardia, perché veramente... Io voglio giocare a... al Wolfenstein normale, non questo. No, no, piccolo cieco, non è di qui. Aspetta, allora, pensiamo. Forse da quella parte. Dovrebbe essere da questa. Oh, merda. Merdina secca, dov'è quella cazzo di porta? Un'ora per trovare la chiave. Adesso un'altra ora per trovare la porta. Madonna, dove sei? Porta, ti voglio bene, ti prego, fatti trovare. Oh sì! Ok, ti prego, basta, dimmi che sono questo. Basta, ti prego, basta. Che? Oh sì! Madonna santa, sono uscito. Quello era un vero fottuto incubo. A cagare. Madonna, incubo rovine davvero. Minchia, via. Proseguiamo. Tanto di cappello però, perché hanno messo queste robe. Possono fare... possono piacere. Sono in guai. Devo trovare il modo di raggiungerli. Aspetta, 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 aspetta. Ok che troviamo il modo di raggiungerli, però con calma, voglio dire. Con calma, senza correre troppo. Devo prendere tutto, non voglio... Quelli sono più... quelli non sono morti. Si sparano con più... Oh merda, sono più freschi, non sono morti. Sono nazisti freschi questi. Puttana tua mamma. E muori cazzo. Mai una gioia, mai una gioia. Granate. Oh merda. Trasformato. Vita via. Vita perso, yeah.
quanti sono ancora? Minchia. Oh, Gesù! Merda. Fanculo! No. Non ci provare a lanciare le tue cazzo di granate, cacchio! Dai. Focca life, fanculo! Sapete che cazzo facciamo? Quello corriamo. Mentre combattono fra di loro sono tanti, sono troppi. E muori, cazzo! Culo! No! Madonna, non ci credo! Tutto da kit! Sì, ce l'ho fatta! Madonna, oh! La cazzo di esplosione fottuta! No, arrivano ancora, devo salire! Inculatevi! Arriveranno fin qui! Si fottono. Andiamo. Perché ci odiano tanto? Perché il loro cervello è impazzito. Ne ho ucciso uno. Hai visto, signor BJ? Ben fatto, piccola. Sui monti con me. Sono già stata qui. La settimana dopo Natale, con un'amica, siamo venute a cercare... Zitto un secondo. Il fantasma dei bagni pubblici. Non c'era riscaldamento per colpa delle bombe. E la vasca era ghiacciata. Abbiamo ballato nell'ufficio di Ero Oberman. E ricordo che ridevo, avevo freddo. E temevo che qualcuno ci avrebbe scoperte separandomi da lei. Le feci una promessa. Qualunque cosa mi fosse successa, sarei tornata da lei. Non puoi andare da sola. Non con quei mostri. Se non vado, tanto vale che quei mostri mi sventrino. Salirò attraverso quel buco. E tu mi aiuterai. So che lo farai, signor BJ. Ma sì. Ciao. Forza. Ascolta, posso venire con te? No, mio sciocco soldato. Tu fermerai Helga. Farò attenzione. Oh Cristo. Minchia! Stai giù. Mi dispiace, Kessler. Non doveva finire così. Mi dispiace. Oh. Mi ha visto. Che non posso passare. Andiamo di qui. Da piccolo avevamo un mostro in cantina. Mio padre mi diceva che se non avessi fatto il bravo, di notte sarebbe venuto a prendermi. Io ho cercato di fare il bravo. Mi devo dare un coglione, eh? Il mostro è venuto lo stesso. L'ho preso per il culo. Va. Ehi. Cosa stia facendo è male, devi fermarla. Ti prendi quel dannato dossier. Non manca molto, Billy Boy. Non manca molto. Ragazzi, rieccoci qui con questo diavolo di Wolfenstein che non avevo finito di scaricare. Ma non posso scendere da questo schifo? Oh, figo.
E non avevo terminato di scaricare, quindi beh, devo entrare qua. E non potevo proseguire. Oh yeah. E vaffanculo. Ma come si levano sti stronzi? Dai. Ma da cosa scendere? Ti prendo a calci nel culo. Ah! Troia. Sì, che sono bastardi, eh. Ma ditemi voi, non riuscivo a scendere. Va, va, va. Ciao. E comunque rieccoci qui, rieccoci qui. Non so dove cavolo andremo con questo Wolfenstein. Perché, come sapete, beh, ha preso una piega un po' strana. Una piega che era totalmente inaspettata per me. Facciamo un attimo un rifornimento veloce. Munizioni infinite, ma che è? Che è? Aspettate un attimo, prima di salire nel robottone dobbiamo... Questa roba dobbiamo... Ok, abbiamo l'accesso. Fatemi controllare qui, perché ho saltato ste robe. Perché ero quasi sicuro che non si potesse scendere, quindi... Non ho preso ste cose. Insieme sono al massimo. Al massimo. Vediamo che diavolo c'è qua in giro. Qua c'è un altro robottone, ma è distrutto. Credo, sì. Oh, merda, qua torno giù. Ok, andiamo da Elga, o come cacchio si chiama. Non è Elga. Devo colpirli, ho capito. Quindi faccio avvicinare e poi bam, un colpo, li faccio volare. Pezzi di merda. Porca trota. Cioè si prendono poltiglia. Morite merdacce. Devo dire che è molto più facile colpire così, eh. Tra tra tra. Oh. Dai, uccido tutti io. Ma non dovremmo stringere una sorta di, non so, amicizia con i nazisti, visto che stanno combattendo i zombie di loro. Oh merda! Il nemico del mio nemico è mio amico. Oh Cristo. Conoscete come si dice? Il nemico del mio nemico è mio amico. Basta sparare. Oh merda! Trasformato. Sì, ma cadono a frotte. Ok ragazzi, scusate ma è crashato l'HDPVR. Fantastic. È bello quando crash, eh. Come on. Sono facili da uccidere però. Oh merda, oh merda. Devo ritrovarmi a combattere i nazisti non morti. E i nazisti, oh, parte cancella. E i nazisti ancora in vita che cercano di salvarsi le chiappe. Curatevi. Oh, che vuoi? Ancora non puoi fare questi scatti veloci. Io me ne vado. Ciao stronzi, buon divertimento. Io mi riprendo il mio robottone inutile, perché non ha neanche un mitra, per dire, no. Fanculizzatevi. Oh, di figlia siete diventati. Ok dai, posso scendere. Non ce n'è altri. Ma in caso arriva... Oh Krishna. Mi è partito un coltello. Ok, sono al massimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora,
Siamo nella shit. Giù. Io prendo tutto. Ho una chiave. Ehi, ti senti, signor BJ? Ti sento, Ned. Credo di aver trovato la mia amica. È bloccata in questa grande casa. C'è un ingresso sul retro. La salverò. Solo? Non c'è tempo, signor BJ. Devo andare. Fa attenzione. Cosa mi dice che morirà anche lei? No, merda. Perché sto... Ah, mi sto sovraccaricando per nulla. Ah, allora la chiave mi serviva. Ma porco mondo, cadono un zombie. Zombie Superman. Chiuso. Ah, forse credo di cambiare arma. Oh oh oh, guardate. Me l'ho quasi dimenticato questo. Peccato che ha due colpi. E non è che ricarichi tanto velocemente, eh. Toh, una granata. Non l'ho beccato, non so come, non so perché. Vediamo qua in giro qua c'è. Quante belle robe, formula. Quante granate. Dammi la granata. Oh! Buono così! Più veloce! Oh, grandissimo! Così mi piace! Dai, 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 dai! Quanti non uscire da qui? Tanti, sono tanti! Ma dov'è Leon Kennedy? Chiamate Leon Kennedy! E Chris Redfield a darmi una mano, sono di pugni e calci. Sapete, sapete cosa facciamo? Doppio mitra. E gli apriamo altri buchi. Uah! Merdine! Oh Cristo, mi becco alle spalle! Ah! Aspetta. Ricarica, ricarica, ricarica. Merdacce! Continua a sbucarne. No, cioè, guardate, non muoiono. E poi ne sbucano là sotto, mi pare. O forse no. No, forse no. Volete decedere? Finito le munizioni anche di questo, fra poco. Ok, ok, ok. E dai, prendilo! Ma questa... Ah, no, non fa... Pezzo di merda! Toh. Toh. Vado, continuo a uscire. Che cazzo però, eh. Adesso basta. Colpi di tubo di ucciderlo. Me ne fate un cazzo. Venite stronzi. Colpi di tubo, guardate. Spacco il culo anche a colpi di tubo. Che cazzo volete? Questa è la mia guerra. E morite. Merda, non ho più... Non ho più la corazza. Sci... Oh. La corazza qui. Ok. Allora ragazzi, spezzo qui il let's play on. Spero vi sia piaciuto. E ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti.